Salve a tutti! Da oggi e per i successivi 4 giorni vi intratterrò con recensioni che riguardano la Luna in occasione del cinquantenario dello sbarco sulla Luna e in attesa appunto del Moon Day di sabato e domenica. Allora, oggi vi parlerò di Moon, film del 2009 diretto da Duncan Jones e scritto da Nathan Parker su un soggetto dello stesso Jones. Che chi è? È il figlio di David Bowie, che ha esordito proprio con questo film alla regia cinematografica dopo una lunga carriera di regista pubblicitario. E questo film ancora oggi è considerato una piccola perla del cinema indipendente. È stato presentato al Sundance Film Festival e ha recuperato una certa idea di fantascienza adulta che negli anni era andata un po' perdendosi. In questo caso la Luna c'entra molto, perché il film è ambientato proprio interamente sulla Luna. Infatti, a proposito di pubblicità, vi parlavo appunto di Jones come di un regista pubblicitario, il film inizia proprio con uno spot pubblicitario, c'è una voice over che dice: c'era un tempo in cui energia era una parolaccia, in cui accendere la luce era una scelta sofferta, ma questo era il passato. E poi questa voce ci spiega che grazie a speciali macchinari l'uomo è riuscito a sfruttare l'energia solare intrappolata sulle rocce lunari, trasformandola in elio 3 che poi viene inviato sulla Terra per essere utilizzato in forma elettrica. E dopo questo spot pubblicitario comincia il film vero e proprio, con un uomo che sta correndo su un tapirulan per allenare il proprio fisico. E quest'uomo è un barbuto Sam Rockwell. E in breve intuiamo che lui è proprio un dipendente di questa base lunare deputata allo stoccaggio dell'energia solare. E subito dopo facciamo la conoscenza di un altro personaggio, di Gertie, ossia l'intelligenza artificiale che controlla l'intera base lunare. Anche lui ha un nome, come il mitico HAL 9000 di 2001, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, ma al posto dell'occhio rosso onnipresente di HAL 9000, Gertie ha sul suo schermo che cosa? Un'amichevole faccina sorridente gialla, appunto uno smiley, probabilmente per mettere gli astronauti maggiormente a loro agio, ma non soltanto, perché appunto Gertie è un personaggio abbastanza simpatico del film e anche la sua voce è una voce calda, morbida, affettuosa. In originale è quella di Kevin Spacey. E nel corso dell'intero film lui e Rockwell hanno un rapporto molto amichevole, molto disteso appunto. C'è Gertie che cambia le sue faccine a seconda della situazione, ma non il tono di voce, che è sempre identico, perché si tratta pur sempre di una macchina, ma forse di una macchina non così disumana. Comunque, che cosa vediamo? Che cosa inquadra la macchina da presa di Jones? Inizia appunto a riprendere le attività quotidiane di Rockwell in qualità di dipendente della base, e allora vediamo che fa dei giri di ricognizione utilizzando dei particolari veicoli spaziali, queste Jeep, possiamo chiamarle così, lunari, adatte proprio a percorrere il suolo della Luna e le cui ruote ne smuovono il terreno roccioso, raccogliendone l'energia che poi viene stipata all'interno di cilindroni di metallo che Rockwell si occupa di immagazzinare. E subito dopo però che cosa succede? Succede che Jones effettua un primo piano del volto di Rockwell, l'unico del film che sia un primo piano frontale, e già lo vediamo stanco, pallido, trascurato. Ma che attore strepitoso è Sam Rockwell! Aveva già vinto in realtà il leone, l'orso d'argento al Festival di Berlino come miglior attore per Confessioni di una mente pericolosa dell'amico George Clooney, e poi sappiamo che avrebbe successivamente vinto l'Oscar per Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Insomma, Rockwell è in primo piano e che cosa fa? Sta mandando un video messaggio alla sua famiglia. Perché? Perché ormai il suo contratto di 3 anni sta per scadere e quindi si sta preparando per tornare sulla Terra. Gli mancano solo 2 settimane di servizio. E però già appunto in questi primi momenti del film vediamo che
Jones recupera un'idea addirittura di Stanley Kubrick. Quale idea? Quella di mostrare la quotidianità dell'astronauta, una cosa molto importante proprio per dare credibilità ai personaggi, in questo caso al protagonista, e dar loro un vissuto. Kubrick lo aveva capito perfettamente, e infatti nel film vediamo appunto delle scene di allenamento, non soltanto quella iniziale ma anche scene successive, e poi c'è una scena di taglio di barba e di capelli. E poi Rockwell si diletta ad esempio a fare sculture di legno in miniatura, coltiva piantine, guarda la televisione. E in realtà anche la regia di Jones è chiaramente di ispirazione kubrickiana, soprattutto perché bada all'essenziale. E la parte del leone in questo film infatti la fa la recitazione di Rockwell, e poi degli effetti speciali davvero superbi, una messa in scena curatissima, una fotografia cupa, angosciosa, con dei paesaggi lunari freddi ma estremamente affascinanti, appunto nonostante il budget risicato. È un budget utilizzato al meglio, soprattutto per quanto riguarda i set, che sono artigianali, non digitali. Allora c'è un'idea di fantascienza molto retro che fa quasi tenerezza in certi momenti. Ma in realtà davvero è tutto come viene presentato all'inizio per quanto riguarda il personaggio di Sam Rockwell, oppure questa luna ha davvero un lato oscuro inesplorato e forse bello grosso? Difatti già è una cosa strana che Rockwell sia completamente da solo su questa base lunare. È possibile che sia l'unico dipendente a svolgere un lavoro così importante, così complesso come rifornire di energia l'intero pianeta Terra? E poi in realtà qualcosa scricchiola. Dove? Nel montaggio, ma non in quello del film, in quello del videomessaggio di risposta, quello inviato poco prima da Rockwell alla moglie. E come cavolo è possibile che ci sia appunto uno stacco di montaggio in una chat che dovrebbe essere registrata al momento? Lì per lì Rockwell non ci fa poi tanto caso, ma poi tutto inizia a precipitare. Rockwell inizia ad avere allucinazioni, in particolare una girata benissimo con la macchina da presa sotto le coperte del letto, che dà veramente un brivido e agghiaccia. E poi iniziano ad esserci interferenze e quindi un incidente di cui si capisce poco o nulla, ma deve essere così. E poi un secondo episodio, il ritrovamento di un altro astronauta. Un altro o sempre lo stesso? Senza svelarvi assolutamente nulla, vi posso dire che la questione consiste in un raggiro. Qualcuno sta ingannando Rockwell, forse manipolando a suo piacimento, e allora ecco che il film prende in realtà una piega quasi comica, inaspettatamente, perché i due astronauti appunto hanno temperamenti ben diversi, e uno dei due in realtà intuisce prima dell'altro come stanno realmente le cose. E in realtà questo ripiegamento nel comico è molto intelligente, perché smorza la tensione e soprattutto smorza, da un punto di vista stilistico, la terribile verità che si sta facendo largo, una verità che riguarda ancora una volta la disumanità dell'umanità, un'umanità che appunto ormai ha perso la sua umanità, o forse non l'ha nemmeno mai avuta. E allora chi è che deve essere umano in questo film? La macchina. È totalmente l'opposto di 2001, Odissea nello spazio. Qui appunto la macchina deve essere umana, perché essere umani è una cosa buona. In 2001 appunto la macchina era assolutamente programmata per far finta di essere umana, ma poi nel momento decisivo era razionale, e razionale nel modo peggiore. Qui invece la macchina è pronta ad aprirsi ad un contatto umano, come accadeva ad esempio in 2002, la seconda Odissea. E però che cosa fa in realtà perdere un pochino di punti al film? Forse una parte centrale troppo dilatata, che tira un po' troppo per le lunghe, quando già si capisce tranquillamente che cosa stia succedendo. E Rockwell appunto è sempre più in disfacimento fisico, sempre più sanguinante, e poi c'è una telefonata a distanza non così necessaria. Appunto il film la tira un po' troppo per le lunghe prima di un finale comunque molto apprezzabile,
con qualche sorpresina che non voglio assolutamente svelarvi. Un film molto interessante che forse però è poco originale, perché si rifà a 2001 Odissea nello spazio, a 2002 la seconda Odissea, a Uomini sulla Luna e a migliaia di altri film e anche opere letterarie proprio su questi temi di fantascienza. Forse non riesce a dire nulla di nuovo, ma lo dice in realtà molto bene e recupera un'idea di fantascienza, come vi ho detto, che fa molta tenerezza. E allora, per questo bel film lunare, il mio voto è 7. Ci vediamo domani con un'altra video recensione lunare su un film lunare. Per ora buona visione di Moon di Duncan Jones e buon cinema a tutti.